penso che non è una cosa che dopo il loro comportamento iniziale sia attendibile, una cosa che abbia uno sviluppo. Infatti, che io sappia, nessuno dei nostri colleghi ha deciso di aderire a questa iniziativa da parte di Uber. Ma voi siete stati informati? L'abbiamo saputo per vie traverse, ma non ufficialmente. E non siete d'accordo? Assolutamente no. Come mai? Beh, veda lei, dopo il comportamento iniziale che hanno provato a entrare a gamba tesa al posto di trovare una mediazione, adesso che hanno trovato le porte chiuse cerca la mediazione. Non è così che si fa. Esiste già un'app della città di Torino molto simile a quello che vuole fare Uber, giusto? Voi la usate? Certo, la usiamo quotidianamente, si chiama WeTaxi. Vi trovate bene? Dopo il periodo di rodaggio iniziale che non era al massimo, adesso posso dire che funziona bene. E quindi è anche per questo che non volete Uber, perché comunque non ha senso che ci siano due app che facciano la stessa identica cosa? Sarebbero addirittura tre le app. Si chiama MyTaxi.